Sufficienti per un piccolo esercito. Non so come intendano usarle, ma non promette nulla di buono. Devo scoprire a che servono le armi. Se qualcuno ci crede in debolezza... Scusa, ti ho spaventato. La squadra di Ramirez. No, capisco già. Informi i documenti, ma perché tanta gente? Se qualcosa va storto, servirà tutta la potenza di... No! È qui! Facciamo un gioco del silenzio. Forse ora posso capire che succede. Armi, uniformi da secondini e documenti falsi. Volevano aiutare Fisca a evadere dal raft. Mi spiace rovinarvi l'evasione. Chi sfida Kingpin? È troppo alto! Circondiamolo! Adesso se ne occuperà la polizia. Anche qui è tutto in ordine. Grazie per aver ripristinato il sistema. Non dirò a nessuno della tua intrusione, ma se ti scoprono, io non ne sapevo nulla. Non so di cosa parli. Se non ti spiace, ora dovrei eliminare i miei selfie dai server del sistema anticrimine.
Io l'avevo previsto come Nostradamus. Da quando Spider-Man ha messo fuori gioco Wilson Fisk senza pensare alle conseguenze, le strade della città sono finite in mano ad aspiranti gangster, uno più maniaco dell'altro. Il prossimo ospite, per esempio, è sopravvissuto a una violenta rapina. Benvenuto. Acquistai questa calcolatrice grafica in un banco dei pegni. Si ruppe durante un esame di trigonometria. Vale quel che è costata. I supereroi non hanno molto tempo per l'igiene personale. Bisogna arrangiarsi. Alla grande. Attenzione, abbiamo un 10-10, possibile spaccio di stupefacenti. La località è Seaport, passo. Saluta la nonna. Disinvolto. Ehi, teppista mascherato, mio fratello lavorava per Fisk. Ora è disoccupato, grazie. Splendida. Wow. Maledetti supereroi che occupano i marciapiedi. Peggio dei turisti. Lasci piano, Spider-Man, starò a pressione. 10:30, rapina in corso, sospetti armati. Servono agenti sulla scena nel distretto finanziario. Ehi, ehi! Non è buona educazione puntare un'arma alla testa! Come facciamo a batterlo? L'arresto di Fisk ha portato a galla tutti i pesci piccoli. Tranquilli, ragazzi. C'è un bel furgone imbottito in arrivo. Thank you.
Jonah faceva bene a pagarmi profumatamente. Amici, ho già espresso gravi preoccupazioni per il sistema anticrimine e le onnipresenti torri della polizia. Queste misure mettono a rischio le libertà civili, ma almeno hanno l'intenzione di combattere l'illegalità. Tuttavia, come sostengono vari testimoni, Spider-Man ha cercato di sabotare quelle stesse torri. Se mi seguite da tempo, penserete che voglia disattivarle per commettere impunemente i suoi crimini, ma il ragno non è un furfante come gli altri, è la minaccia suprema, un maestro di Kung Fu sempre due passi avanti. Di conseguenza, credo che abbia violato la rete per spiare tutti noi. Come potete difendervi? Ascoltate. Il mio programma sempre e comunque. Se davvero vuole spiarci, deve capire che gli stiamo alle costole. Grazie a me. Seguitemi. Scusami. È assurdo. Capolavoro. Sei bassino, sai? Peccato. Non lo vedranno i colleghi.
La tessera VIP di Harry del nightclub provava sempre a includermi. Buona. Attenzione, segnalata attività di spaccio in corso. Segnalazioni in arrivo dal Lower East Side. Passo. Levati dai piedi, Spider fesso. Non ho tempo per te. Spider, lancio la ragnatela. Devo ricordarmi di chiedere a Lee di questa maschera. Ehi ragazzi, avete le ricette per quella roba? Ti faccio male! Non è leale! È troppo veloce! Lo spaccio è forse l'attività criminale più deprecabile.
Di sicuro è tra le prime cinque. Tra le ultime cinque, non lo so. Arriva la polizia e Spider-Man va via. Attenzione, abbiamo un'effrazione in corso. Richieste altre unità nel Lower East Side. Devo andare, Spidey! Confucius Plaza. Un briciolo di saggezza orientale mi sarebbe utile. Quasi mattina. Lì dovrebbe arrivare a breve. Potrei fare uno spuntino. A quest'ora il signor Lee è nel suo ufficio. Pensa a ciò che desideri e l'universo esaurirà. Peter, serve aiuto? Scusi il disturbo, signor Lee. Una mia amica, Mary Jane, fa la giornalista. Sta scrivendo un articolo su degli oggetti d'arte e ha trovato questa maschera. Vorrebbe avere il parere di un esperto. E siccome so della sua laurea... Questa probabilmente è la prima volta che mi serve a qualcosa. Fammi vedere. Interessante. Dove l'hai trovata? Non so di preciso. Perché? Sa cos'è? La copia di un'antica maschera teatrale cinese. Non ne vedevo da anni. Questo simbolo si può tradurre con demone. Demone. Mio padre mi leggeva storie di fantasmi con questa maschera da bambino. Mi spaventava tanto. Peter, ascolta. Questa maschera può essere collegata a gente pericolosa. Mary Jane dovrebbe lasciar perdere. Pensa che sia in pericolo? Ah, non lo so. Ma perché rischiare?